thank you all for being here today. Uh, can, can you hear all right? yeah? good. Uh, also, very many thanks to bibette and uh, everybody involved with uh, arranging uh, this wonderful time we are here together. Uh, and also want to thank the beautiful land here where we are. In Toscana. Grazie a tutti voi per essere venuti, grazie a Bebetta per aver organizzato questo evento e averci invitato e poi vorrei ringraziare questa meravigliosa terra di Toscana. E soprattutto grazie agli spiriti che ci hanno portati tutti qui. Every step we've taken in our lives has brought us to this place, right here, right now. Ogni passo che noi tutti abbiamo compiuto nella nostra vita ci ha portato qui, adesso, in questo momento. And this is just the beginning. E questo è solo l'inizio. We're talking today uh, in this conference. The whole conference is about nature and spirit. Parliamo oggi a questo convegno, tutto il convegno è dedicato alla natura e allo spirito. E siamo qui, Zara uh, e io, per parlare un uh, po' di sciamanismo e di ecologia spirituale. E Zara ed io siamo qui per parlare un pochino di sciamanesimo ed ecologia spirituale. Uh, a molti di noi, penso ancora oggi. Molte persone, penso, a tutt'oggi non sanno esattamente che cosa sia lo sciamanesimo e chi sia lo sciamano o sciamana. So like Quindi prenderò qualche minuto per parlare un po' di questo. Uh, i think that uh, nowadays uh, a lot of people who have heard of shamanism often hear about it in connection with uh, certain power plants and medicines which people take uh, in South America for example per esempio penso che molte delle persone che oggigiorno sentono parlare dello sciamanesimo ne sentano parlare in connessione con uh, piante di potere, piante maestre che le persone assumono eh, in America Latina. Uh, however, uh, Ma in realtà c'è molto di più nello sciamanesimo che non uh, il fatto di bere pozioni magiche. Uh, the word shaman originally comes from Siberia. La parola sciamano eh, viene dalla Siberia. People, it means the one who knows. E la parola sciamano presso i Tungusi significa colui o colei che sa. E quello the shaman sciamano sa è come parlare direttamente con the spiriti. E ciò che lo sciamano sa è come parlare direttamente con gli spiriti. This, uh, this Questo accade in molte maniere differenti. Ci sono molte tecniche diverse per imparare ad alterare il proprio stato di consapevolezza. One of the techniques uh, as I mentioned earlier is either by drinking a magic potion or eating mushrooms or some other plant helper. Una delle tecniche come ho accennato prima consiste nel bere delle pozioni magiche o mangiare dei funghi magici o qualche altra pianta o cactus. But shamans and many many other cultures around the world do not use any plant spirit helpers. Ma sciamani in molte altre parti del mondo non usano uh, aiutanti spirituali uh, di piante vegetali, e, maybe to cure other people. E, eccetto forse per curare altre persone. But uh, the shaman learns other techniques sometimes involving the use of drums or uh, Rattles, questo. Like yeah. Ma lo sciamano, la sciamana imparano e usano altre tecniche. Che a volte, ehm, per esempio, consistono nell'uso del tamburo oppure del sonaglio, come quello che vedete qui. Ma la cosa più importante è l'intenzione dello sciamano. Lo sciamano non va nel mondo degli spiriti per divertimento, But it can be fun. <laughs> ma può essere divertente. Some have sense of humor. <laughs> Alcuni spiriti sono dotati di un meraviglioso senso dell'umorismo, soprattutto se lo sciamano pensa di essere qualcuno di veramente speciale. Then the really show their sense of humor. In quel caso di solito gli spiriti dimostrano il loro senso dell'umorismo. Uh, in ogni caso lo sciamano va nel mondo degli spiriti per imparare. Va nel mondo degli spiriti per imparare e per portare indietro il potere.

In altre parole, lo sciamano lavora chiedendo aiuto. E la sciamana non usa il suo potere personale, ma usa il potere degli spiriti. E quindi, se gli spiriti non si uniscono, allora il sciamano deve dire, scusami, ok, non lo proveremo ancora. No. E quindi se gli spiriti non sono d'accordo la sciamana deve dire va bene, scusa, mi dispiace, non ci riproverò più.